Oggi parleremo della Convene CT. Questa metodica è una metodica che è ormai diventata una grande indagine, tipologia di indagine per quanto riguarda la preparazione agli impianti dentari. In più questa metodica, diciamo nelle mani del radiologo, assume anche una grande importanza per quanto riguarda lo studio dell'apparato dentario, del massiccio facciale e dei seni paranasali in generale. In più, in alcuni casi, riusciamo anche ad effettuare delle immagini per quanto riguarda le protesi, proprio esclusivamente delle protesi, e questa indagine si diciamo contraddistingue rispetto a tutte le altre per una questione di metodica di esecuzione. Infatti, anche se apparentemente noi abbiamo una classica apparecchiatura come quella che abbiamo sempre visto per farci, diciamo, la classica arcata dentaria, la panoramica, come la chiamiamo volgarmente, invece questa indagine è praticamente una piccola TAC, soltanto che invece di avere un tubo radiogeno che dà un fascio in maniera lineare, come se fosse un fascio di luce, abbiamo un fascio conico, da qui il nome con beam, significa appunto fascio a forma di cono. Questo fascio a forma di cono, effettuato con un tubo radiogeno semplice, non un tubo complesso che dà un elevato numero, diciamo, dose di radiazioni, dà una grande diciamo, massa di informazioni. Infatti all'interno di questo cono praticamente non fa che a riuscire a ricostruire tutte le strutture intrappolate all'interno di questo cono, che hanno anche il grande vantaggio di avere un elevatissimo numero di voxel, che ci sono altro che come se fossero dei piccoli cubi che riescono quindi a essere utilizzati per manipolare l'immagine e darci così un'immagine 3D. Questo naturalmente sempre con un bassissimo numero di radiazioni. In questa maniera noi possiamo sviluppare l'immagine sia dal punto di vista assiale, sia dal punto di vista panoramico, come se fosse una panorex, cioè come se fosse una panoramica normale, però ha uno spessore limitatissimo, tipo di un millimetro o anche di meno, e di uno taglio rispetto uno all'altro, e anche dei tagli di tipo parasagittale, cioè praticamente come tagliando l'arcata dentaria o superiore o inferiore di pochissimi millimetri uno dall'altro, avendo quindi una sezione di questa struttura ossea disposta lungo un asse unico. Quindi che cosa succede? Che in questa maniera abbiamo anche la possibilità di posizionare degli impianti dentari. Infatti basta che il dentista, conoscendo il nome dell'impianto, quindi la fabbrica con la tipologia di spessore, di calibro, di profondità, inoltre può vedere appunto a secondo della densità dell'osso quale tipo di impianto può essere inserito, se riesce per esempio a entrare soltanto nello spessore dell'osso, oppure deve andare a fare un rialzo di seno all'interno del seno mascellare, e quindi anche poi dopodiché anche la densità ossea, cosa che vedremo dopo nelle immagini. In questa maniera il dentista, con una sola indagine, con un basso costo, riesce a avere delle grandi informazioni anche per evitare possibilmente dei danni e diciamo, delle conseguenze a livello medico-legale, perché diffidate sempre del dentista che tende a inserirvi qualche perno metallico senza aver effettuato precedentemente un'indagine in tal senso, perché non è come andare a inserire qualcosa alla cieca e fidandosi soltanto di una semplice arcata dentaria. Per quanto possa essere bravo il dentista, non sa mai realmente come l'osso e che cosa ci può essere all'interno dell'osso stesso. Ecco, come vedete in questo caso, questo paziente che ha un po' di problemi, diciamo, deve mettere degli impianti, questi, diciamo, tubicini verdi
mimano esattamente il passaggio del canale mandibolare dove scorre il nervo mediano, così abbiamo la possibilità di evitare di andare a introdurre l'eventuale impianto all'interno del canale per non avere problemi appunto medico-legali in seguito. Qui abbiamo un dente messo di traverso, qui abbiamo un altro frammento residuo reticolare. Se seguiamo invece qua sopra, vedete che abbiamo questo puntino rosso e il canale mandibolare che abbiamo tracciato, così il dentista sa esattamente che se deve inserire appunto un impianto in questa sede, come potete ben vedere, ruotando, noi abbiamo la possibilità di ruotare, vedete, appena si va a sovrapporre al canale mandibolare interviene pericolo rosso, non puoi mettere assolutamente questo impianto qui perché vai a distruggere un nervo. Ecco, vedete qui anche in questo caso abbiamo anche una ricostruzione su 3D con abbiamo le strutture dentarie, possiamo guardare dentro dalla parte posteriore, vediamo tutto quanto, così il dentista ha la possibilità di vedere tutto quanto esattamente. Qui possiamo vedere sia il dente che deve essere questo che è stato otturato in precedenza e qui la possibilità di inserire, vedete, un altro impianto, se facciamo posizione, diciamo dove inserirlo, diciamo qui, mettiamo la mandibola, mi ricorda che già il 44 è stato inserito, mettiamo sul 42, anche se non è quello, facciamo così e vedete ci dice esattamente dove ci troviamo, lo spessore, la profondità, possiamo sistemarlo e in questo caso possiamo anche andare a creare con una stampante 3D anche un modello per poter mimare eventualmente il posizionamento degli impianti, oltre già che averlo sistemato qui. In questa maniera possiamo anche visualizzare la densità dell'osso, vedete, mettiamo il grafico di densità ossea, dove qui ci dice che la densità ossea è una densità di 3, di 2, quindi abbastanza buona, secondo la valutazione di Misch. Vedete qui, in questa maniera, riusciamo a ruotare l'impianto e automaticamente anche qui in basso il modello 3D si adatta a quello che noi siamo riusciti a, abbiamo provato a, diciamo, a visualizzare e a impiantare. Come avete potuto osservare e vedere, quindi questa indagine ci ha consentito di vedere delle ricostruzioni in 3D, di vedere gli impianti, di vedere tutto quanto è possibile effettuare con questa semplice apparecchiatura e quindi poter creare un impianto dentario completo con pochissime mosse e così affidandovi al vostro dentista di fiducia potete evitare di incorrere in episodi di malpractice e di avere poi problemi a livello dentario. Vi consiglio sempre di seguire il vostro dentista e di affidarvi al radiologo di fiducia. Arrivederci.